Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo sulla Ronca, una salita speciale per i ciclisti bergamaschi, perché qui si vengono a fare i test di solito durante la stagione. Sì, io e Kenan l'abbiamo fatta in carriera, però come vedete dall'abbigliamento oggi proverà a rifarlo Alan. Vogliamo vedere come cambiano le prestazioni da quando era un corridore vero da adesso, a partire dal peso, che quello è già cambiato. Tra l'altro il momento del test è sempre stato un momento molto atteso dai corridori. Io quando correvo ero curioso di vedere il mio stato di forma e quindi volevo arrivare al test nel migliore dei modi. Oggi non ci arrivo sicuramente nel migliore dei modi, però si potrà fare una differenza dall'ultimo test che ho fatto, certo, lo scorso anno. Anche perché già partendo dal peso, che ci interessa proprio per fare il rapporto peso-potenza, eri 76,5 kg, stamattina ci siamo pesati 83,4. Quindi già lì siamo peggiorati un po'. E dal 1° gennaio di quest'anno ho poco più di 4.000 km, l'anno scorso ne avevo il triplo. Oggi ripeteremo la stessa metodologia di test che ha usato Alan quando era un corridore. Faremo delle ripetute sull'ultimo pezzo della Ronca, gli ultimi 80 metri di ascesa. Che sarà un lento declino, perché non oso immaginare come sarò messo oggi, però vabbè, per voi lo facciamo. Verrà fatta una certa potenza, primo sarà 250 watt, poi 280, incrementeremo di 30 watt ogni step e prenderemo un prelievo del lattato in cima. Poi confronteremo tutti i prelievi del lattato e vedremo come si accumulerà nel tempo e troveremo la tua soglia anaerobica, la confronteremo con quella che avevi da corridore. Chissà che accumuli di acido lattico raggiungerò oggi, da record, da Guinness dei primati. Sei pronto? Sì, sono pronto. Andiamo. Inizia lo sforacchiamento, inizia. Bucchino nell'orecchio, che poi questo... come mi mancavano queste è cose. È una volta sola, poi vedrai che non te lo faccio più. Adesso prendiamo un campione di lattato a riposo, o perlomeno non sotto sforzo, in modo da avere un valore di riferimento. Aspettiamo 15 secondi, abbiamo il valore della tua concentrazione di lattato nel sangue in millimoli per litro. Ok Alan, partiamo il test con un valore a riposo da 1.5, non è bassissimo, ovviamente la corridore aveva qualcosina meno, magari 1.2. No, era però va bene, basso. Dai, adesso facciamo il primo step a 2.50, in teoria dovremmo rivedere più o meno questo valore in cima, dovrebbe alzarsi. Vediamo. Va bene? Allora scendi, poi ti aspetto qui. Ok. Frequenza cardiaca? 142-143. Tutto sotto controllo. Step piccolo, Buona. Allora, questa è la 250, adesso torni giù allo stesso punto. 280. 280, esatto. Vediamo quanto è venuto il primo test. Eccolo, 1.6. Infatti, come abbiamo detto, sarà un valore simile a... alla concentrazione da riposo, che è 250 watt per Alan, anche se non è allenato comunque è un'intensità bassa. Adesso il 280 mi aspetto di vedere qualcosa vicino a 1.8-1.9. Okay. 148 battiti. 48? 148 battiti. Siamo ancora messi bene, dai. Non avevi ancora iniziato il test con questi valori quando correvi. Sì, esatto. Sì. Adesso si inizia a fare sul serio, un pochino più sul serio, no? Vai, non ti dico quant'è, cominci ad andare giù. Adesso devi fare 3,10. Nel secondo step, da 280 watt, hanno accumulato 1.7 millimoli per litro di acido lattico. È un buon valore. Dal prossimo step, da 3,10, potremo compararlo direttamente con i dati che aveva quando correva. Infatti 3,10 era il valore minimo con cui iniziava a fare i test. Aveva 1.2 all'epoca, adesso siamo già 1.7, uno step prima, quindi vediamo cosa succede. Ho i miei dubbi che riesca a arrivare a due step dalla fine di test precedente, però vediamo, magari mi stupisce. I'm always alone.
162 battiti. Oh, questa l'hai sentita, eh? Spaccato, eh? 3,40 spaccati. Aspetta. Adesso devi fare 3,70. Com'è? Comincia a essere stanchino. Abbastanza avanti, eh? Vediamo cosa dice il lattato. 3, 2, 1. 3,6. Dai, sei quasi in soglia, eh? Dai che ne hai ancora, vai, via! battiti. Buona. Ah, buona. 4,9. Io mi sa che faccio basta, Giorgio. Dai, fai l'ultimo step a tutta, però non guardare più niente, vieni su a tutta. Mia mamma me lo diceva sempre di studiare, perché sennò sarei finito a fare lavori di fatica. Ecco il risultato. Io una cavia da laboratorio sono diventato, una cavia da laboratorio. Cioè. Dai! Brava. Questo era l'ultimo. Non provate a farlo a casa. Fa male. 4, 3, 2, 1. 10,7. Oh, record mondiale! Mai raggiunto nella mia vita, 10,7. La cosa buffa è che a 400 tu eri sotto i 3 da corridore. Mamma mia, no, è vero? È vero. Neanche... Andiamo a analizzare un po' di dati. In poco più di un anno quanto si cambia, in peggio. Già dal numero di step completati abbiamo capito che Alan è peggiorato rispetto a quando correva, ma questo già lo sapevamo. Ora dobbiamo andare a casa ed analizzare i dati per capire quanto è peggiorato e per vedere quali sono i suoi attuali valori. Oh, adesso fammi vediamo. Un po' vedere com'è andato sto test. Mamma mia, ho paura, ma guarda. Ti aspetti di essere simile, guarda, a quando arrivi? No, ma penso, non so, un'emorragia di watt c'è stata sicuramente dall'anno scorso. Allora, schemino. Sono curioso però di vedere quanti watt si perdono in un anno. Alan, da pro. Ok, dividiamo. Alan da GCN. N. Quindi da ex pro che va in bici così. Tiro quando... già una riga e mezzo, perché mi sa che c'è una riga da tirare. Mm-hmm. Partiamo dal peso? Il peso allora, sono già 7 kg in più, lo so già. Peso eri 76,3, adesso sei 83,4. E ci sta, e ci sta. Comunque non fai più i chilometri di prima, ti rilassi, mangi, bevi, ogni tanto. Insomma. Parliamo dei watt? I watt, sì, sono watt curioso. Alla soglia, quindi watt FTP. Da corridore avevi la bellezza di 415 watt. Onesto. Tanta roba. Sì. Nel test che abbiamo fatto... Quanti ne ho persi? Dai, dimmelo subito, cioè, senza farmi aspettare. 300? Perché... Ne avrò persi una settantina. 350. Mi sono sbagliato di poco. 65 watt ho perso. In qualche mese? No, un anno. Un anno, poco più. Andiamo alla cosa più dolente? Uniamo questi due valori. Lattato. No, peso e watt. Watt pro chilo. Con 76 kg e 415 watt avevi una bellissimo, che ti invidio parecchio, 5,5 watt per chilogrammo. Da pro. Adesso da amateur sei a 4,2. Ho perso 1,3. 1,3. Così, se non ti alleni, non ti applichi, è normale avere però un crollo della condizione. Se ti può consolare, tu un po' stai uscendo ancora in bici, io invece ho proprio smesso completamente e non ho perso
molto pite, nel senso sono andato a perdere 1,5 pro chilo e attorno ai 90 watt la soglia. Cioè, io ho mantenuto comunque un certo regime, almeno le tre uscite settimanali, anche se molto corte. Diciamo che il fondo è vicino da toccare, però, nel senso, se anche dovessi smettere completamente, il fondo è lì, al limite da una spintarella. Io il fondo bene. L'ho preso, non è tanto più giù di così. Vabbè, dai, se non posso peggiorare troppo. Mamma mia. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. A me è piaciuto molto testare Alan e vedere come è cambiato il suo fisico e la sua condizione. Sì, è curioso vedere come cambia il fisico di un atleta professionista che corre diciamo ad alto livello per anni e anni, per quanto si fa presto comunque a perdere. Questa è la cosa curiosa. E quanto è brutto il ciclismo rispetto agli altri sport, perché uno che gioca a tennis, anche se smette di giocare, perde ovviamente la condizione, non corre più, però il gesto ce l'ha. La tecnica ce l'ha, si può divertire ancora. Diciamo che l'attitudine rimane, perché comunque se sei forte in pianura, se sei forte in salita, qualcosa di base rimane, ma se non vai in bici, non ti alleni, perdi veramente tanto. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, come sempre mettete un bel like, se volete vedere altre puntate a tema scientifico come questa fatecelo sapere nei commenti, mi raccomando. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. È ovvio. Ciao, alla prossima puntata.